Lorenzo Sciapi, una vecchia conoscenza dei tifosi della Massese, ha, diciamo così, messo il sigillo sul primo tempo e poi, diciamo così, anche sulla partita complessiva con il gol del 2-0, una partita che direi con soli 45 minuti avete messo nel ghiaccio e quindi avete in un certo senso cancellato quei quattro pareggi consecutivi che sembravano un po' una macchiolina sul cammino del vostro campionato. Sì, innanzitutto dopo appunto quattro pareggi siamo riusciti a vincere, perché nelle vecchie partite abbiamo un po' recriminato i quattro pareggi, che sinceramente ci stavano un po' stretti, perlomeno quattro punti in più potevamo averli. Oggi diciamo che ci siamo un po' ripresi, abbiamo chiuso subito la partita e penso abbiamo primo tempo dominato. Il secondo tempo la Massese ha fatto un po' la sua partita, doveva per forza venire avanti, però non ha trovato il 2-1, perché noi siamo stati sempre attenti, non abbiamo concesso niente, mi sembra zero tiri in porta, hanno fatto tranne qualche deviazione di testa, ma anzi siamo stati più vicini noi a chiudere definitivamente col 3-0 che loro a farci il 2-1. Sì, in effetti c'è stata, se non ricordo male, un'azione di contropiede sulla sinistra con un passaggio poi all'indietro e qualcuno della Massese, non so se Mussi o Giomi, hanno salvato praticamente a porta vuota. Sì, è stato Giomi, bella iniziativa di Rigirozzo sulla fascia, e ha aspettato che arrivassi io, me l'ha data dietro e a botta sicura ho trovato la schiena di Giomi sulla linea. A portiere già battuto, quindi un po' di sfortuna, ma va bene, tanto alla fine il risultato è quello, 3 punti l'abbiamo presi e poco importa, dai. Voi avete un organico, diciamo così, importante per questa categoria, pensi che la tua squadra possa ambire a giocarsi la vittoria finale oppure il vostro obiettivo è diverso? Allora, noi siamo una squadra molto giovane, quindi il nostro obiettivo... Scusami se ti interrompo, un po' come tutti però, diciamo che nei vecchi siete una squadra anche importante. Sì, ma nei vecchi, diciamo, i vecchi nostri, abbiamo 28 anni, io sono il secondo più vecchio, quindi... Si gioca sempre con 5 quote, meno male, e 2,98 che hanno finito la quota l'anno scorso, quindi mi reputo una squadra abbastanza giovane, però giovane ma una buona squadra davvero, quindi... L'obiettivo nostro è arrivare prima di tutto a 40 punti e poi vedere un po' come va, insomma. Sicuramente queste 5-6 partite ci danno fiducia per come sono state interpretate. Un giudizio sulla Massese, come l'hai vista questa squadra che insomma sembrava potesse oggi, magari approfittando anche del risultato della Perignano che poi sembra abbia perso, poteva magari ritornare sotto e invece insomma oggi ha veramente, come posso dire, fallito clamorosamente l'obiettivo. Ma sai, il calcio non è mai detto, non c'è mai una favorita e una sfavorita. Oggi si incontravano due squadre che non avevano mai perso. Una sicuramente la Massese, che ha l'obiettivo di stare lassù, di lottarsi il campionato, e una che si vuole salvare. Chiaramente sono due squadre valide e l'hanno dimostrato. Oggi abbiamo vinto noi e niente, ce lo siamo meritati, dai. Benissimo, ti ringrazio, lasciamo il campo alle mosche.